1876, l'alba di una nuova era per l'Italia. Arte, cultura e scienza vibrano sotto la guida di menti ispirate. Il Rinascimento. Questo è forse il modo in cui la storia ci ricorderà. Ma tra le ombre, lontano dall'oro e dalla conoscenza, cova un'altra verità. Corruzione, tradimento, omicidio, segreti. Segreti così pericolosi che mi obbligano a tenerli celati, anche alla mia stessa famiglia. Famiglia, giustizia, onore. Sono questi i valori che guidano la mia lama. Questa verità è scritta con il sangue, nelle ombre dove colpisco. Sono Giovanni Auditore e chiamo a testimoni i miei antenati. Io sono un assassino. Li ho fermati prima che lasciassero Firenze. Sfortunatamente, vostra magnificenza, il quarto uomo è fuggito. Che cosa hai saputo, Giovanni? Dicerie. Su un evento importante che causerà un cambio di potere. L'uomo che hai catturato ha già parlato con te. State tranquillo, ci dirà tutto quello che sa. Dove?
dimmi dove. A Milano. Il giorno dopo Natale, durante la messa solenne, per la festa di Santo Stefano.
amore mio. Ezio impara in fretta. Ti somiglia molto. Ezio, non dimenticare, devi sempre pensare in anticipo. Non aspettare la mossa del tuo avversario. Anticipalo e coglilo di sorpresa. Come state, padre? Bene, figlio mio, tu? Benissimo, padre. Fatti abbracciare. Allora, ti saluto. Con la morte del duca di Milano, Lorenzo de' Medici perde un potente alleato. Sono certo che i nemici del mio signore stanno tramando la mossa successiva. La morte di Sforza non è stata la fine. Era solo l'inizio. E io so già dove combatterò la mia prossima battaglia.